i bambini se arrivano senza condizionamento, quindi senza magari aver visto film dell'orrore con delle mummie, oppure senza essere entrati con il genitore che per tutelarli dice tranquillo sono finte, tranquillo sono ferme, sono molto curiosi di questo posto. Mi sono curiosi molto spesso anche di sapere qual è il rapporto della popolazione con queste persone che sono comunque i nostri ascendenti, i nostri avi. Sono curiosi magari di poter sapere se sappiamo qualcosa in più su chi erano in vita. Ci sono un paio di persone qui dentro che hanno un'identità che fino a qualche anno fa che non erano stati fatti studi, ad esempio c'era un campanaro. E questo campanaro ci sono delle persone di Ferentillo che sono convinte che questo qui è il loro trisauro, zio o qualcosa. In realtà poi il mummiologo ci ha fatto, guardate, questo non è un campanaro ma è una donna. Rispetto appunto al 2016, quest'anno abbiamo avuto delle presenze molto importanti che sono ancora superiori rispetto ai numeri che avevamo prima del terremoto. Mentre quell'anno invece il problema c'è stato perché già dal giorno dopo la Valnerina qui era diventata deserta.